No, ma questa serie è proprio venuta qui. Ah, trasferire la rubrica? Poi dipende dal telefono. Se telefono a Bluetooth, abbastanza moderno. Come avete visto, vi abbiamo mostrato rapidamente come procedere alla connessione tra Nokia Play 360 e Nokia 808. Ovviamente la connessione l'abbiamo sviluppata mediante NFC, che appunto si trova nella parte superiore dello speaker, come vedete, quindi abbiamo tranquillamente sfiorato quest'area attraverso il telefono. Vi facciamo quindi vedere adesso come funziona la fruizione dell'audio. Come potete apprezzare, io quindi sto trasmettendo in wireless in modo assolutamente facile. Come potete apprezzare, io posso mettere in pausa, posso anche saltare la traccia. Come visibile, quindi come facilmente ascoltabile, io posso tranquillamente fruire la mia traccia, in questo caso Keep On Running, sulla mia cassa 360. Vedete, la riproduzione continua anche nel momento in cui io passo ad un'altra traccia. In questo modo quindi io posso tranquillamente cambiare la mia riproduzione sonora in modo completamente automatizzato, dedicando quindi pochissimo tempo per l'accoppiamento con le casse in questione, poiché appunto sono dotate della connettività NFC. In questo modo quindi si agevola e non di poco l'abbinamento tra il telefono e un'altra cassa. Vedete quindi che il tutto risulta assolutamente fruibile. Posso anche skippare la mia traccia. You and me buy clothes, we go look at photographs. In questo modo quindi, come vi abbiamo rapidamente mostrato, avevamo appunto alcune di queste tracce tra le mani alla presentazione ufficiale di Nokia 808, quindi insomma abbiamo mostrato un attimino come funziona per esempio l'opzione NFC e come si può appunto utilizzare questa opzione per mostrare quindi in esecuzione ai vostri amici, alla vostra festicciola, al vostro pigiama party, una determinata compilation che appunto avete all'interno del telefono. La demo ad ogni modo termina così, non c'è altro da mostrarvi, pertanto vi rimando ai prossimi focus che realizzeremo su Nokia 808. Ora quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web 4mobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.